A te, Augusto, sentiamo anche l'economista dei media. Eccolo qua. L'economista non è un tecnico. Richiamando il tema dell'economista, un piccolo aneddoto per iniziare, perché ho la fortuna, ma rientra nel discorso, diciamo, del servizio pubblico, di conoscere quello che ha avuto recentemente il premio Nobel, che si chiama Tirol, il quale ha mandato recentemente ad un gruppo di persone, tra cui il sottoscritto, una mail dicendo: mi dispiace di non poter rispondere a tutti di persona personalmente, come dice Cattarella a Montalbano. E quindi, diciamo, un piccolo aneddoto per dire come probabilmente, al di là della piovra, insomma, c'è stato anche un altro prodotto, diciamo, nazionale, che è riuscito in questi anni a varcare i confini, diciamo, italiani. Fatta questa battuta e questo aneddoto, riprendo le ultime alcuni aspetti di cui parlava Zaccaria, cioè del fatto che probabilmente, credo, uno dei temi chiave sia quello di definire gli obiettivi prima di definire la governance, e da questo punto di vista mi sembra che nel dibattito probabilmente, come dire, il fatto di togliere la politica dalla RAI, figuratevi, insomma, uno che credo con la politica ha sempre avuto poco a che fare, non mi pare che possa essere l'obiettivo strategico, diciamo, di un servizio pubblico, cioè un elemento chiave che elimina, diciamo, determinate barriere, determinati ostacoli, ma avere una prospettiva che vada a 10 anni a fronte di tutte quelle trasformazioni di cui abbiamo parlato, probabilmente dovremo riuscire a immaginare un servizio pubblico che non è solo televisivo, che non guarda soltanto alle reti, ai canali, ma che analizza, diciamo, la trasformazione e il nuovo in una dimensione che guarda al futuro e non riguarda soltanto quello che era il passato. A me è stato dato un compito che riduco a pochi minuti, ed è quello, diciamo, di fare un quadro generale, diciamo, della situazione della governance. Prima di farlo, ma sono 3 slide come forse avrete visto, volevo far presente un po' quali sono le caratteristiche della RAI rispetto agli altri operatori europei, perché da questo punto di vista questo ci aiuta anche un po' a capire se, diciamo, gli elementi connaturati e di analogia poi, come dire, si possono trasferire, o se ci sono anche degli elementi di distinzione, di differenziazione e di differenza che operano da questo punto di vista in una chiave, come dire, che spingono verso un altro tipo di cambiamento. Allora, le informazioni di base sono che in tutta Europa, da un punto di vista della struttura dei principali paesi, noi abbiamo soltanto in un paese, la Francia, la radio, che è distinta dalla televisione, quindi abbiamo 2 società distinte, e poi per tutto il resto televisione e radio sono presenti in tutti i paesi. C'è un'unica ulteriore differenza, che in Germania l'RD, essendo costituita da un gruppo di società locali, regionali, al loro interno hanno anche delle società radiofoniche distinte dalle società televisive del settore. Quindi da questo punto di vista, come dire, la tendenza è quella di avere un unico soggetto che svolge attività radio e televisiva in tutti i paesi, e più di recente si è sviluppata un'attività come dire, di globalizzazione o di internazionalizzazione, nella quale, come vedete, al momento la RAI è il soggetto che non è riuscito da questo punto di vista, perché ciascun paese, che sia Deutsche Welle piuttosto che France 24 o BBC Worldwide, anche in questi casi il servizio pubblico ha sviluppato, diciamo, un modello di internazionalizzazione dell'offerta. Questo è l'altro aspetto che io vi vorrei, come dire, su cui vorrei sottoporre un attimo l'attenzione, e che dal mio punto di vista è quello più significativo, e che, cioè, il fatto che noi abbiamo considerato 100 quelli che hanno il numero maggiore di canali o di risorse, e quindi rispetto a questo abbiamo cercato di capire qual è la relazione tra risorse e canali. Allora, quello che si nota, come vedete, se noi lo calcoliamo dal punto di vista del canone, noi vediamo che, fatto 100 la Germania, che è quella che ricava le maggiori risorse, diciamo, da questa modalità, da questa tassa,
quello che ricava meno da un punto di vista del canone è l'Italia, cioè l'Italia fatto 100, la Germania ha un quarto del canone che prendono i tedeschi. E da questo punto di vista, come si ricordavano negli interventi precedenti, la BBC invece ha un canone molto elevato, e quindi da questo punto di vista quello che si può dire è che uno si aspetterebbe che fatto 100 il numero di canali, tanto più sei vicino al massimo, fatto 100 il numero dei ricavi, tanto più hai un numero di canali proporzionali e tanto più scendi, tanto meno hai canali. E, diciamo, il primo elemento di forte contraddizione rispetto a questo aspetto è che, come dire, a fronte di un quarto dei ricavi della Germania, l'Italia ha un numero di canali che è, come dire, il 20% più di quello della Germania, e comunque quattro volte quelle che sono, diciamo, il rapporto rispetto alle proprie risorse. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che la RAI, più di altri soggetti, ha bisogno, come dire, di andare a cogliere gli elementi di risorse al di fuori del canone, perché evidentemente il canone non è in grado da solo di rispondere a questa esigenza di domanda rispetto ai canali. E questo determina anche una seconda conseguenza, cioè il fatto che da questo punto di vista il fatto di avere questo numero di canali determina una dipendenza ancora più forte, diciamo, della RAI dalla necessità di trovare risorse che non ci sono. E quindi questo è un elemento, per chi deve operare, chiaramente di grossa difficoltà da un punto di vista gestionale, cioè tende probabilmente a offrire prodotti di qualità che nel tempo tendono a deperire, cioè nel senso che, come dire, si fa con molte meno risorse quello che è possibile fare con i ricavi disponibili. E allora, questo, a un certo punto di vista, non voglio dire che la televisione italiana non lo è, diciamo, peggiore di quello che si vede negli altri paesi, però diciamo che la tendenza a un certo deperimento, diciamo, della qualità si è manifestato ancora di più in presenza, diciamo, di fenomeni economici, congiunturali, strutturali abbastanza, diciamo, significativi. Quindi da questo punto di vista, come dire, se non si interviene su questo fenomeno, evidentemente o si tagliano i canali o si aumentano le risorse. Auspicabilmente la cosa migliore sarebbe avere, diciamo, tutte e due. Quindi questo mi sembra anche un elemento, come dire, strutturale di cui tener conto in vista, come dire, di una prospettiva del servizio pubblico in relazione allo sviluppo di offerte, contenuti e altro. L'ultimo aspetto invece è semplicemente, direi, è quasi descrittivo, cioè abbiamo messo a confronto le diverse società, le diverse realtà di servizio pubblico rispetto alla RAI. E quindi, diciamo, noi interessante per il tema di oggi. E quindi, diciamo, sì, infatti era, come dire, il vino nelle nozze di Cana, diciamo. E quindi da questo punto di vista come dire, la tipologia è come dire, società o capitale pubblico o di diritto pubblico, la proprietà, diciamo, nel caso della RAI è il Ministero del Tesoro al 99%, il Ministero delle Finanze al 100%, la BBC appartiene allo Stato. La cornice costitutiva, come è stato ricordato, è il testo unico, e in ciascun paese c'è una legge che determina, diciamo, la funzione e la missione del servizio pubblico. Allora, poi abbiamo toccato, e poi sono dei documenti di indirizzo che sono appunto il contratto di servizio nel caso della RAI e Cahiers de Charge in Francia e Framework Agreement in BBC. Gli ultimi elementi sono quelli, diciamo, di differenziazione o di comparazione rispetto a dei modelli, diciamo, esistenti. Allora, come dire, non esiste un'unica soluzione, anche solo analizzando tre casi si vede che un caso è simile a un altro e poi nell'altro caso, diciamo, riprende invece quello dell'altro paese. Quindi nel caso, diciamo, dell'indirizzo, vigilanza e controllo, come abbiamo visto, c'è Parlamento e Agicom nel caso della RAI, c'è il CSA nel caso, diciamo, della Francia, e il BBC Trust di cui abbiamo parlato molto diffusamente in precedenza nel caso inglese.
E quindi questo determina, diciamo, poi un rapporto rispetto alla gestione, che la gestione viene affidata nel caso dell'Italia, è stata modificata nel corso del tempo e oggi come oggi sono tre i soggetti che in qualche modo operano all'interno del Consiglio di Amministrazione RAI, cioè il Consiglio di Amministrazione che ha delle competenze specifiche, il Presidente che ne ha assunte negli ultimi due anni alcune attraverso, diciamo, una modifica interna e il direttore generale, che ovviamente è quello che gestisce gli affari generali, diciamo, correnti. Da questo punto di vista invece in Francia noi abbiamo un presidente che è anche direttore generale, quindi la funzione è riunita in un unico soggetto che quindi ha dei poteri che sono molto più alti di quelli degli altri paesi, e nella BBC storicamente è il direttore generale che per una modifica degli ultimi mesi è anche presidente, perché poi c'è stato uno scandalo, ci sono stati alcuni cambiamenti, però diciamo fondamentalmente è il direttore generale. Quando si parla di John Reed o dei grandi diciamo personaggi che hanno cambiato la storia della BBC, si parla sempre del direttore generale che ha questo ruolo fondamentale. Dal punto di vista della nomina, noi abbiamo una nomina che è fatta, nel caso italiano, come è stato ricordato, alcuni membri dal Parlamento e altri dal Governo. Nel caso del servizio pubblico, e questo lo ricordava, mi pare, Zaccaria, il Presidente, il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Repubblica, e invece nel caso del CDA ci sono... È un po' simile a quello che ricordava Rognoni, cioè c'è una parte di soggetti che vengono nominati, diciamo, della società civile dal punto di vista e quindi dal CSA ed altri dal governo. La nomina di BBC avviene attraverso il governo e che passa poi al BBC Trust, il quale nomina, quindi BBC Trust di nomina governativa nomina a sua volta, diciamo, i membri, diciamo, del governo. Ora, analizzando, diciamo, la storia di questi servizi pubblici, non mi pare di poter dire che il fatto che vengano nominati di per sé dal governo o dal Parlamento determina, diciamo, le conseguenze che si potrebbero immaginare, diciamo, rispetto a una situazione italiana. Questo dimostra come poi la cultura, la storia e diciamo i modelli di riferimento cambiano, e quindi rispetto a questo anche ciascun paese deve adattarli rispetto a quella che è la sua identità. Ho finito, grazie. Grazie. La relazione è molto interessante, molto istruttiva, anche per chi vuole ovviamente approfondire i temi dell'organizzazione della comunicazione, perché ci fa capire intanto la complessità dei processi di cambiamento, perché è chiaro che se c'è un format europeo, per molti versi avete visto che le analogie prevalgono sulle distinzioni nazionali, è chiaro che anche nel disegno di cambiamento occorrerà tener conto di questi vincoli, o almeno di stressarli se li si vogliono superare, ma conoscendoli, non come ogni tanto si fa di pensare di cambiare il mondo, come diceva Claudel, distruggendo quello che c'è, invece che di riformarlo. Una bellissima frase, visto che l'ho detto e visto che è stato un grande conservatore, ve la dico per intero: prima di cambiare il mondo, fate in modo di non mandarlo in rovina, che io trovo un messaggio fantastico per tutti noi. Seconda osservazione di interesse per questa bellissima e rapida relazione è il fatto che è chiaro che qualunque disegno che noi vogliamo portare avanti di innovazione deve tener conto assolutamente delle compatibilità e di un sacrosanto gradualismo, che non significa ovviamente una versione dorotea del cambiamento, ma semplicemente la realistica sperimentazione di nuovi assetti.